a me di Matteo Torniai. E da parte della partita, infatti, sarà nel contrasto della seconda azione di Vivi, un contropiede ben fermato la controversia, deve essere in uscita la Siciliana, attento, il campo non è di dimensioni enormi, dunque forte sarà il pressing da parte del tabellato campo, intanto il Bibai Celsi davanti alla porta, tenta il tiro e segna la rete del vantaggio della Siciliana. Bravissimo Matteo, che hai switchato subito sul campo. Un errore di impostazione grave permette a Bibai di involarsi. Sarti si allarga, colpisce, strozzato un po' il pallone. Porsequi, che è rimasto in attacco, mette questo pallone lungo. Marziano, bella l'uscita tempestiva del portiere su cross di Sequi, pericolo in area. Sotto tanti aspetti non lascia tanto al caso, quindi anche il minimo errore può fare la differenza. Attenzione, qui in area, a questa sarà tenuta di Perattini Subachi, presunta l'arbitro. A Zenit Prato, il rinvio fa spiovere la palla in area di rigore, ma l'arbitro dice che con due minuti di recupero può bastare così. Paio di occasioni per il raddoppio della Rufina, poche situazioni pericolose nelle due aree di rigore, grande tatticismo, area affollatissima, spiovente, colpo di testa, una gran mischia, Sarti in contropiede, ci sono tre giocatori, Sarti prova il pallonetto che va fuori. Spiovente, groviglio di uomini, Sequi, un rimpallo, una gran mischia, una posizione di fuorigioco. Sarti dall'imbucata, perde il pela che ciabatta questo pallone strozzandolo. Lo scambio, il tiro, che sibila una spanna alta sopra la traversa, azione insistita. Di Del Pela in area di rigore, il pallone che rimane lì, Del Pela al centro, la girata di Dybail, destro che gli picchia sul sinistro e poi il portiere, ancora Bacchi, cross al centro, Sequi da pochi passi. Ancora il compagno Campagna che di sinistro indirizza a rete, rimessa laterale, Del Pela si porta avanti e qui c'è Sequi che viene, Matteo, anche graziato perché siamo lontani dalla porta. Alessandro Del Becalo va a cogliere questo momento, dice io? No, qualcuno deve andare via, vediamo chi è il responsabile. Comunque sulla propria tre quarti l'uscita di Piccione, finisce qui la partita, il playout dice la Astrigiana Rufina 1-0. Sì, a testa alta per i ragazzi, per la società, perché meritano altri palcoscenici. Sono straorgoglioso di averne fatto parte e quindi c'è solo da ringraziarli queste persone, dal direttore generale, direttore sportivo, staff. La fortuna sicuramente non ci ha girato neanche oggi, come in tutte le partite abbiamo sempre avuto difficoltà a segnare e anche oggi è andata così. Purtroppo quando giochi una partita e devi vincere per forza può succedere di tutto, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso gol come tutte le partite quest'anno, ci aprono occasioni, non le facciamo e poi alla fine retrocedi. Il calcio sono emozioni e io inizio settimana ho detto ai miei ragazzi di viverle, perché un play-out non ha differenza tra un play-off o una partita che ti lotti per vincere, perché le emozioni rimangono le stesse. Queste partite, si sa, sono difficili, vivono su un filo di lana e oggi la fortuna è stata quella di averla sbloccata subito, di aver mantenuto nel momento loro forse dove ci hanno attaccato e meritavano anche qualcosa in più, anche lì i ragazzi sono stati eccezionali, quindi devo dare merito a questo gruppo che non ha mai mollato, abbiamo avuto tanto tempo il mare in tempesta, diciamo, però oggi era l'ultima, lo sapevamo, abbiamo portato la nave in porto, quindi li ringrazio davvero di cuore perché, ripeto, le emozioni che dà questo sport, penso che altri sport magari le danno in maniera diversa, però è grazie a loro se oggi abbiamo vissuto questa grande emozione.